hermanos y hermanas. Siamo oggi qui riuniti, mia cara Lisa e anche cara famiglia Alvarado, per accompagnare Lisa che ha deciso di seguire la chiamata di nostro Signore Gesù Cristo. Lui è la via che lei ha deciso di percorrere. Al battesimo seguirà la celebrazione del sacramento del matrimonio. Gesù si rivolge a te, Lisa. Chi mi seguirà? Per me è allucinante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Potrebbe andare più veloce? Mas rapido, por favor. Gracias. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Si fa battezzare solo per sposare il piccolo Alvarado, non è allucinante? Bueno, così si arriva a una banca. Invito adesso Lisa ad avvicinarsi. Ha deciso di venire al cospetto di Dio davanti a noi testimoni per diventare un membro della famiglia di nostro Signore. Lisa. Lisa Hellman, io ti battezzo nel nome del Padre, Lisa! Del Figlio. Nonna! Tranquilla, adesso calmati. Lisa Hellman, io ti battezzo nel nome del Padre. Ah, Lisa! Ah! Nonna Ingeborg! Ah! Che cos'hai? Che cos'hai, nonna? Ah! Lisa, che è successo? È tua nonna? Sì. Pablo. Ciao, Emilio. Bello rivederti. Che ci fai qui? Ero solo curioso di vedere la persona che per mio cugino si aggioga addirittura alla Chiesa Cattolica, spontaneamente, no? Ah, Emilio, chiami un medico, per favore. No, no, non mi serve, sto bene. Niente medico, adesso sto bene. No, grazie. Allora, possiamo continuare. Io ti battezzo nel nome del Padre. No, nonna. Nonna. Vado a prendere la macchina. Nonna, che cos'hai adesso? Ti sei fatta male? Nonna. Nonna. Non vi preoccupate per me. Sto già molto meglio. Dove la porto? In camera mia. Non serve, Lisa, perché sto già molto meglio. Molto... In camera mia. Vale, vale. Sì, sedetevi, prego. Via. Credi davvero che si conoscano così tanto bene? Oh. E sta Viena, sì? Io! Va bene? Sì. Emilio, puoi occuparti bien. Dei tuoi genitori, per favore? Grazie. De nada. Ah, senza pupazzi ancora non riesci a dormire? Basta con i giochetti, che cosa vuoi? E come hai fatto a sapere del battesimo? Ero per caso nella stessa stanza proprio quando tu hai chiamato tuo padre. Ecco, lo sapevo! Sì, ma la domanda nasce spontanea. Perché hai invitato tuo padre e non hai invitato me? No, la domanda corretta è perché tu vieni e lui no? Forse perché doveva occuparsi di quel tonto del cane della sua numero 5, per esempio. Si chiama Gisela, nonna, e non numero 5, chiaro? E mia madre non si chiama numero 1, ma Charlotte. Non credo che tenga più al cane che a me, non ci credo. Ma certo, lo sai com'è tuo padre, senza la moglie non va da nessuna parte. Dovresti essere felice che io sia venuta a trovarti, invece... Nonna, hai fatto saltare il mio battesimo, hai rovinato tutto sì, quanto. Sì, come cavolo ti è venuta questa assurda idea? Perché adesso di colpo tu credi in Sono Dio? Sono affari miei. Stai vendendo al diavolo la tua anima solo In caso per... direi alla Chiesa Tutto Cattolica. Tutto solo per sposarti dentro a una chiesa. No. Solo per entrare in una famiglia che ritengo vera. Noi non lo siamo, fammi capire. Tuo padre, tu, io. In una famiglia ci si aiuta. E si rispettano le scelte degli altri anche se non si condividono. Stai calma.
Perché non ci hai detto che sarebbe venuta la nonna di Lisa, Emilio? Perché non lo sapevamo neanche noi. Quindi Lisa non parla con la nonna? Lo sai che all'estero sono diversi, Alejandra. Lisa, mia cara, sta meglio adesso tua nonna? Sì, meglio. Beh, sono contenta. Allora Emilio ci può finalmente riportare a casa. Tu hai fin troppo da fare adesso, no? Non devi pensare anche a noi. Saresti così gentile, Emilio? Tu, fermo qui. Ci vediamo più tardi, ok? Io non vedo l'ora. Emilio! Sono un pochino snob oppure sbaglio io? Non parlo con te degli Alvarado. E invece del tuo Emilio? Hai sempre avuto buon gusto nella scelta degli uomini. Non parlo neanche di Emilio. Beh, allora non restano molti argomenti. Di cibo possiamo? Grazie. E dos pimientos, per favore. Manca solo il pane. Laggiù c'è un forno buonissimo. Lisa, io in questo quartiere ci ho vissuto. Qualche secolo fa, no? Sì, alla fine degli anni 60. La prima volta, credo, con un gruppo di miei alunni. Poi però ho deciso di sostenere lo sciopero dei minatori contro Franco e quindi... Volevi sempre salvare il mondo, eh? Sì, l'intento era quello. Ma poi ho conosciuto anch'io il mio Emilio. Si chiamava Carlos. E quindi sono tornata molto spesso. Anche se si era dimenticato di dirmi che a casa aveva una moglie incinta, il furbetto. Ecco, questo dimostra che anche all'epoca non capivi niente di uomini. No. Questo dimostra che si può fare un sesso fantastico anche con un uomo che è sposato. Non con te, chiaro. Se non ti sei mai sposata, che ne sai? Quanta è buona! Grazie. Da chi hai imparato a preparare bene la paella, così? Non da te, questo è poco, ma è sicuro. In compenso, però, io ti ho insegnato un sacco di altre cose. Attaccare i manifesti o anche a picchiare i ragazzi. Incatenarmi ai binari di una ferrovia. Sì, tutte cose davvero utili. Come no? Lo so che ci sei sempre stata per me. Anche quando mia madre è morta, tu ci sei sempre stata. Sempre. Ma adesso è giunto il momento che io trovi la mia strada. Questo è giusto, sì, ma credi che il tuo battesimo sia davvero la strada? Esatto, e anche sposare Emilio è la mia strada. A volte ho la sensazione che voi ragazze di oggi stiate cancellando tutto quello per cui noi allora, nella nostra gioventù, abbiamo lottato strenuamente. Quante sciocchezze. No, non sono sciocchezze, sono delle constatazioni che valgono anche per la politica. Non si mette in discussione più niente. Io non ho niente contro i figli, certo, ma c'è anche il resto. Devi accettare il fatto che decido da sola quello che io voglio. E se non ci stai, allora puoi anche tornartene a casa. Sì, lo farò comunque. Dopodomani ho un appuntamento all'associazione. Ho prenotato un volo, quindi domani pomeriggio me ne vado. Io non intendevo questo, nonna. Adesso vorrei andare da Emilio, se non ti dispiace, ok? Vai. Tieni, fa come se fossi a casa tua. Allora faccio una lavatrice, ok? Lisa, finalmente. Com'è stata tua nonna? Sta bene come sempre.
posto? Sì. Qui da voi? Che cosa hanno detto i tuoi? Allora, mio padre è stato contento perché ha visto la partita. E mia madre... Lei... spera ancora che il suo unico figlio si sposi con una brava donna spagnola cattolica. No, no, è contenta di conoscere la tua famiglia. Invece è esattamente questo il problema, Emilio. La mia famiglia. Oi, che succede? Oi. No, dai, sei tutto bagnato. Pardon. Dai, che è successo? Dimmi della tua famiglia. Puoi dirmi anche tutti quanti i segreti più brutti degli Hellman. Sì. Mia nonna è, di fatto, l'unica sessantottina in vita a non avere ancora smesso di lottare contro tutto e tutti. Governo, energia atomica, autostrade e, naturalmente, anche banche. Ah, ma lei sa che noi, ecco... No, io non posso dirglielo. No, non posso dire a mia nonna che la famiglia del mio fidanzato ha una banca, perché lei odia le banche, odia i banchieri. È comunista, quindi, no? Sì. Cioè, no. Lei crede ancora oggi di sapere tutto meglio degli altri e vuole impartire ordini. Quindi è comunista? E mio padre, invece... I miei già sanno che tuo padre si è sposato due volte, tranquilla. Gliel'ho detto io. Ok, questo è sicuramente meglio se a mia madre lo diciamo dopo il matrimonio. Quindi sono solo questi tutti i vostri segreti? No, ce n'è anche un altro. Io in realtà sono un uomo. Fare in banca? Ti servono soldi? Io ci lavoro, non te l'avevo detto? No che non me l'avevi detto. Mi hai detto che lavoravi all'università popolare. Come volontaria, è in banca che mi pagano. Leggo le email e le lettere scritte in inglese o in tedesco, le correggo e a volte le riscrivo anche. Ogni tanto insegno tedesco ai manager. Devo solo mandare una cosa all'IT e poi ce ne possiamo andare. A chi, scusa? Questa è la sezione che si occupa di computer e roba del genere. Non capisco, le email che ho mandato ai clienti non sono arrivate. Forse c'è un problema al server, vediamo. Mm-hmm. Ah, ma c'è Emilio. Allora lavora qui anche lui? Sì, è il proprietario della banca. In realtà è di Hector, ma Emilio la dirige da ben 2 anni. Emilio quindi è un banchiere? Mm-hmm. Esatto. Ergo è una famiglia ricca questa, non me l'avevi detto? Sì, tanto. Ma prima che tu me lo chieda, le bollette me le pago tutte da sola. Certo, con i suoi soldi. Con i soldi del mio lavoro. E all'università popolare che cosa fai? Io aiuto i giovani che vogliono andare in Germania a fare il curriculum. La Spagna ha un tasso di disoccupazione giovanile del 25% e in Germania serve forza lavoro. Per questo motivo tanti ragazzi decidono di farsi un futuro all'estero. Vieni. Perdone, lo sento. Mi dispiace, ora raccolgo... Scusi, chiedo scusa. Ok. Ok, prego, signorina, dopo di lei. Prego. Lei non è quello che ha lasciato cadere mia nonna? Mi dispiace per quello che le è successo. Hellman, non si preoccupi. Comunque può chiamarmi Ingeborg. Ok, non si preoccupi. Io sono Pablo Basco. Piacere. Sono il cugino di Emilio. Lei è il suo cugino catalano. E lei è la tedesca. Lei ha fatto causa a Emilio? No, noi abbiamo solo intrapreso un'azione legale contro la banca. Detta in questa maniera sembra una questione personale. Per Emilio però lo è. Anche per i miei clienti, mi creda. E sono alle condizioni della banca Alvarado.
Scusi, al battesimo chi l'aveva invitata? Proprio nessuno. Io ero solo curioso di vedere una persona che si sottomette spontaneamente a tutte le regole degli Alvarado. Non mi sottometto proprio a nessuno. Oh, con questi presupposti non andrà lontano sulla via del Signore, vero? Quanto si ferma qui a Barcellona, Ingeborg? Io sto per ripartire, anche perché qui la mia presenza non è gradita. Sei tu che vuoi partire, nonna. Se vuoi restare, resta. Allora le auguro buon viaggio. Lisa? Teatrino necessario? Di che processo si tratta? Che vuoi che ne sappia io? Investimenti, mutui, case di proprietà, Emilio... Senti, è una storia complicata. Complicata? Lisa, fammi capire. Vuoi sposare uno ricco sfondato che trascina i poveracci in tribunale per derubarli? Che ti ha detto che... No! Perché lo vuoi sposare, Lisa? Per i soldi o per quale altro motivo? Sono dei capitalisti. Capitalisti! La smetteresti? Per te o è tutto bianco e nero, ci si può innamorare anche di un ricco. Beh, non hai preso da me. Oh, c'è il treno! Dammi la borsa. Ciao, amore, ciao. Saluta papà e Gisela. Certo, certo. Ah, un'altra cosa. Se proprio vuoi entrare in quella famiglia, fallo almeno alle tue condizioni. Lisa, mi aspetto che quantomeno tu mi faccia questa promessa, ok? Certo. Ciao. Ciao! Ciao! Sì? Lisa, è vero che tua nonna riparte oggi? Sì, doveva assolutamente. Va bene, ma sai da chi l'ho saputo? Da Paolo! Mi sono sentito un cretino. I miei la volevano anche invitare a cena stasera. Lisa, sai benissimo quanto è importante la famiglia per mia madre. Ok, ti richiamo subito. Lisa! Che cavolo! Ti servirò ancora, io credo. Oh. E sono contenta che tu abbia cambiato idea, Lisa. Non ho cambiato idea, ma non volevo neanche mandarti via. Oh! Gli Alvarado ti vogliono conoscere perché fai parte della famiglia. Però non la tua propria famiglia. Hola, adelante. Hola. 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 Lisa, va bene conoscersi, ma non potrò parlare ovviamente né delle mie idee politiche né delle cinque mogli di mio figlio, che peraltro ti ricordo che è tuo padre. Certe famiglie sono diverse, non da noi. Hola. Il libro lo vorrei terminare all'inizio dell'anno prossimo. È un libro sulla storia della banca, da quando l'ha presa in gestione mio nonno ai giorni nostri. 65 anni di grandi successi. Questo vuol dire che suo padre ha fondato la banca sotto Francisco Franco, no? No, mia cara, no. La banca esisteva già da prima, però aveva un altro nome. Il proprietario era un catalano che è fuggito da Franco e ha venduto la banca a mio padre, che invece era di Madrid. Il vecchio proprietario si è rifatto una vita in America e gli è andata anche molto bene. Come i tedeschi che hanno aiutato gli uomini d'affari ebrei a fuggire dal Terzo Reich? Credo che sia un paragone molto poco adeguato. Mio nonno si è comportato in maniera impeccabile. Come fai ad averne la certezza? I documenti parlano chiaro. È stato tutto quanto legale. Non ne parlerei assolutamente nel mio libro se non ne fossi stato sicuro. Sono così contenta che il mio Hector sia impegnato con il suo libro, perché così non controlla quello che faccio io tutto il giorno. Ma adesso ci parli un po' della sua famiglia, Ingeborg. Lei ha un unico figlio? È vero, io ho un unico figlio. Si chiama Fidel. Fridelm. Ah. Sì, in effetti mia nonna ogni tanto lo chiama anche Fidel, perché a lui non piace. Fridelm è un nome bellissimo, è tipicamente è tedesco, sì, vero? Sicuramente, molto meglio di Fidel comunque. Sì, e lavora al Ministero delle Finanze. Esatto, è un funzionario dello Stato da 20 anni e sì, è proprio adatto al suo lavoro. Invece la mamma di Lisa era un'insegnante. Sì, la numero uno, era veramente una persona eccezionale. In che senso la numero uno? Si chiamava Charlotte. Ah. Per il profumo che usava, mia nonna a volte la chiamava numero uno, ok?
Capisco, ma il profumo non si chiama numero 5. Sì, esatto. Esatto, gliel'ho sempre detto a mia nonna, però non mi ascolta. È scritto anche sulla bottiglia. E dopo la morte di tua madre, tuo padre si è risposato, no? Sì, con... Gisela. Con Gisela. Gisela. E ha dato un soprannome anche a lei? Sì. No, Gisela, noi la chiamiamo solo... solo Gisela. Gestire una banca negli ultimi anni non credo sia stato facile, vero? Poi con la lunga crisi finanziaria... Non lo è stato, ha ragione, è vero, ma noi l'abbiamo superata a testa alta. Perché l'avete gestita in maniera responsabile oppure perché avete trovato un'ancora di salvezza che l'ha nazionalizzata per rifarvi subito delle perdite che avete avuto? Gira gira, poi è sempre il carissimo contribuente a pagarla, vero? Perché cerca di provocarci con queste frasi, Ingeborg? Ah, ma io non voglio provocarvi. Io sono solo curiosa. Non mi capita molto spesso di sedere a tavola con dei banchieri. La banca Alvarado ovviamente ha avuto bisogno di aiuto come tante altre banche. Ah, me l'hai detto tu, Emilio. Le banche sono state l'ultimo anello di una lunga catena di errori. Politica, investimenti bancari, agenzie di rating. Sinceramente... non abbiamo obbligato nessuno dei nostri clienti a chiederci un mutuo. È incentrato su questo il processo contro suo cugino? Sul fatto che la gente ha preso dei mutui da voi? Io credo che questo riguardi solamente la nostra famiglia. Che progetti ha per i prossimi giorni, signora? Che cosa vorrebbe fare? Ancora non lo so, non ho fatto nessun programma. In realtà nonna vorrebbe ripartire subito. Ma perché? Resti fino al battesimo, è venuta per quello, no? Ovviamente può dormire da noi. Le faccio preparare una stanza ed Emilio domani andrà a prenderle la valigia. Non può assolutamente restare un'ulteriore notte dentro a quell'appartamentino. Va bene. Mi ha convinta. Alla nostra famiglia. Sì, alla nostra famiglia. Salut. 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 È comunque stato una sorta d'inizio, no? Ma sì, a parte il fatto che tua nonna ha paragonato la mia famiglia a quei criminali del Terzo Reich. Simpatica. Che ci vuoi fare? E poi, che voleva dire con quell'allusione a Pablo? Ma io che ne so, la mia cara nonna è fatta così. Come faceva mio cugino Pablo a sapere che tua nonna doveva partire oggi? Ma te l'ho già detto, Pablo mi è venuto addosso. Voleva sapere qualcosa da te? Perché ti ha parlato del processo? No, Emilio, ma che dici? Poi non so niente del processo, non mi racconti niente. Diciamo che è un po' sopra le righe la signora Ingeborg. Non sarebbe meglio se se ne stesse tranquilla in hotel? Meglio averla vicino, altrimenti chissà che si inventa. Tu non ti preoccupare. A lei ci penso io. Mi dispiace, Lisa. Ok? In questo momento sono molto stressato dalla situazione. Dispiace anche a me. Mia nonna non è una persona facile. Ma non lo fa con cattiveria, fidati, è solo che lei è... una comunista. È per questo che vedo un'unica possibilità. Ovvero? Ovvero bisogna rieducare politicamente tutta la tua famiglia. E a questo punto inizio da te. Ci penso io.
Mi dispiace, ma ieri sera sinceramente avevo bisogno di rilassarmi un po' dopo aver ascoltato la conferenza del tuo fidanzato sulla crisi. Dai, nonna, sta zitta almeno. Sono già le 8:15. Gli altri dormono ancora? Sì, e questo è il bello di essere stranieri qui. Perché la mattina è tutta quanta la Spagna solo per te. Che bello! Allora resto fino al battesimo, ma non un giorno di più. E mi comporterò anche bene. E non devi neanche attaccarti con Alejandra. Sai qual è la fregatura dell'elite capitalista? Che è troppo ben educata. Qui Emilio mi ha chiesto di sposarlo. Ha nascosto l'anello in una conchiglia e poi l'ha messo a terra. L'ho trovata e l'ho aperta. Non è tanto, tanto romantico. Gli uomini possono essere molto romantici quando vogliono qualcosa. Ah, nonna, tu ancora non lo conosci bene. Tu invece sì? Anche dei suoi affari non sai un bel niente. Ah, sì? Finché non farai davvero parte della famiglia. Io faccio già parte della sua famiglia. E certo che conosco Emilio, ma che domanda del cavolo è? Ci raccontiamo tutto, tutto, ok? Juan è un perito meccanico e cerca lavoro in Germania. Ovviamente il primo passo da fare è la domanda che si può anche spedire direttamente dalla Spagna. Si risponde così al tuo uomo? Beh, hanno attaccato la banca e sulla vostra casa sventola una bandiera rossa. No, è ancora tutto salvo. Dove sei adesso? Io sono ancora all'università. Oggi la lezione dura un po' di più. I miei genitori vorrebbero invitarci a una grigliata. Sì. Che hai? Va tutto bene? Io? Sì, sto benissimo. Devo solo... Scusa. Ma adesso sta per iniziare la lezione. Ci vediamo più tardi. Ok. Te chiedo. Sì, anch'io. Ciao. Salve. È di nuovo lei. Attenta o potrei abituarmici? Cioè? A scontrarmi costantemente con lei. Stava venendo da me? No. Ma se stava per suonare al citofono? No, io... Sì. Ecco, volevo solamente scusarmi dell'ultima volta perché le ho sbraitato contro. Che c'è da ridere? Mi fa ridere perché lei non sa mentire. Dica quello che mi deve dire. Perché è venuta? Perché per un attimo ho dimenticato quanto lei sia arrogante. Ma che problema ha con me? Lei è arrogante, saccente e meschino. Questo è quello che pensa lei oppure Emilio? Lo pensa Emilio. Però adesso sono d'accordo con lui al 100%. E allora che cosa ci faceva davanti al mio portone, signorina Hellman? Ho commesso un errore, signor Bascow. E il mio caro cuginetto sa che è venuta a cercarmi sotto casa? Io faccio quello che mi pare e piace. Non devo chiedere di certo il permesso a nessuno. Ma in caso le cambi qualcosa, certo che sa che sono qui. Peccato che io non ci creda. Le faccio una proposta. Ci diamo del tu. E mi dici che ci fai qui. E io in cambio ti offro il gelato più buono di tutta Barcellona. È
davvero buonissimo. Ah, te l'avevo detto. Allora, che volevi? Io vorrei sapere qualcosa sul processo. Di che cosa si tratta? Perché lei ha... Sì? Perché tu hai fatto causa a Emilio? Non gli ho fatto causa. Rappresento un gruppo di persone che in passato... Ok, per farla breve. Prima della crisi finanziaria, i prezzi degli immobili erano tutti alle stelle. Le case erano sopravvalutate, invece la maggior parte delle banche dissero ai clienti che gli immobili erano assolutamente un ottimo investimento. Anche la banca Alvarado, quindi? La banca Alvarado e tante altre banche hanno concesso mutui che molti dei clienti non si potevano permettere. E di certo la colpa non è dei clienti. Sì, esattamente, Lisa. Ma all'epoca la gente si fidava delle banche. Soltanto oggi è un concetto che è quasi assurdo. Molti dei miei clienti non possono più pagare il mutuo. Sono malati, disoccupati, oppure hanno finito i loro risparmi. Perché non ne parli con Emilio? Io? E perché? Perché queste persone hanno bisogno di un qualsiasi tipo di aiuto. Allora, sei venuta a Barcellona per accaparrarti un uomo ricco? Esatto, e visto che in Spagna non ci sono sceicchi, mi sono presa un banchiere. Ah, ho studiato lingue e sono venuta per fare solamente pratica di spagnolo. Pensa che dovevo rimanere solo 4 settimane. E il bel Emilio? Il bel Emilio. Siete stati sempre l'uno contro l'altro, Pablo? No, anzi, noi eravamo quasi come due fratelli. Dai 5 anni, più o meno. Dopodiché, nonno è morto e tutto è cambiato. La banca fu divisa in parti uguali fra Hector e Avril, che è mia madre. E mia madre ha rinunciato alla sua parte e con Hector non ha più scambiato neanche mezza parola da allora. Perché? Non lo so. Forse perché mio padre era catalano e non voleva avere a che fare con gli Alvarado che sono spagnoli, né loro con lui. L'ho chiesto a mia madre, ma non ne voleva parlare. E i documenti li ha tutti Hector. Non puoi nemmeno vederli. Gli Alvarado hanno regole molto chiare, Lisa. O con loro o contro di loro. Mia madre all'epoca si è messa contro la sua famiglia e ora sono un nemico anch'io. Sono sicura che con Emilio potresti parlarne. No, scordatelo. Ormai è fatta. Sono un avvocato e voglio aiutare tutti i miei clienti. Parla tu con Emilio. Almeno a te ti ascolta. Bueno. Ok, Pablo. Ciao. Adios. Buona suerte. Buona fortuna. Milton! Ale. Sì, signore. Oh, Hector! Lisa! Ciao! Come va? Benissimo. Guarda, sono una giardiniera. Tieni. Semmai Ingeborg, ma sei la mia bella segretaria privata, qualificata in tutto. Certo. Ciao. Ciao.
Ingeborg sta aiutando Hector a riordinare i documenti per il libro. Hola, mia amor. Un sistema di archiviazione molto intelligente, davvero molto brava. Un regalo per mia madre. Fatelo vedere, Lisa. Posso, Hector? Posso? Ma certamente. Allora, adesso il tavolo è una sorta di linea del tempo, chiaro? Qui per il momento ci sono tutti i documenti dal 1985 al 1995. Beh, Hector è soddisfattissimo. Che brava. Andate d'amore d'accordo, eh? Lui non è mai stato un problema. È la tua futura suocera che ha quasi collassato quando ha saputo che stavo toccando e guardando tutti i loro documenti. Infatti ne ha nascosti alcuni dentro quella cassaforte. Ne ha nascosti alcuni? Sì, mi piacerebbe sapere quali, ma li ha fatti sparire. Anche se non ha grandissima fantasia quanto a nascondigli, quindi... Nonna, che fai? Va bene, ok. Ma a parte questo, fra voi va tutto bene? Sì, certo. Si discute sempre di Amnesty International. Oggi mi ha chiesto se posso leggere una preghiera per te al battesimo. Per me è assurdo. Ti rendi conto io? Io? Ok, sì. Quindi? Beh, che cosa potevo rispondergli? Che di certo preferisco l'oppio vero a quello dei popoli? O che considero l'esistenza di Dio meno probabile di quella di Paperino? Oppure che non ho ancora pensato al vestito che indosserò il giorno del giudizio universale? Che cosa hai detto? Sì, ho promesso che mi sarei comportata bene e mi sono comportata bene. So, adesso andiamo tutti insieme da questo prete e ci parleremo un po'. Nonna vuole solo proporti qualche brano della Bibbia, nient'altro. Dì un po', tu sei proprio sicura di volerlo fare? Cioè, di fatto, Lisa, che cosa ti attrae in un Dio? Ancora non lo so. Però è bello credere che al di sopra di tutto e tutti c'è qualcuno a cui potersi affidare e che veglia su di te. Sì, questo lo capisco. Ma tu quel qualcuno ce l'hai già e ce l'hai davanti a te. Questo lo so e non lo dimentico mai. Volete un ultimo sorso? Sì. Abbiamo bevuto tutti anche troppo. Ma un altro goccio non fa male a nessuno. Ah, sì? Allora anch'io. Sì, certo. A che anno sei arrivato con il tuo libro? Tieni. Disposto tra il presente e il passato coi ricordi e le note. Adesso, per esempio, sono arrivato al 1988, l'anno in cui ho preso le redini della banca. L'anno in cui hai iniziato ad andare a scuola, Emilio. E poco prima abbiamo passato 2 settimane da sogno nei mari del sud. Amore mio, te lo ricordi, vero? Gli anni sono volati. Ah, sì. Vuoi scrivere anche questo nel tuo libro, Hector? Che cosa è successo con tua sorella, Hector? Per quale motivo ha rinunciato alla sua parte tua sorella Avril? Ma che domande fai adesso? Perché Avril non era interessata a questioni finanziarie. Allora si è fatta liquidare, giustamente. Non ha voluto neanche quello. Non voleva avere niente a che fare con la banca, capito? Ma così ha rinunciato a molti milioni, no? Sì, ma dovete sapere che Avril non aveva un buon rapporto con suo padre, purtroppo. È stata sempre un po'... Avril era una persona buona, una persona veramente buona. Era soltanto molto testarda. Era quello che stavo per dire io. Sì, era molto testarda, ecco. Bisogna parlare di queste cose proprio adesso. E perché no? È un momento come un altro. Tuo padre, invece, che persona era, Hector? Ah, mio padre era uno spagnolo fiero, orgoglioso di essere un Alvarado. Gli Alvarado sono sempre stati dei combattenti, soldati, politici, anche toreri. Perché vuoi evitare questo argomento? E perché? Perché tu all'improvviso hai tutto questo interesse per i rapporti fra gli Alvarado e i Basco? È tuo padre che ha iniziato a raccontare. No, questo non è vero. Sei tu che hai iniziato. Sì. Quindi? Perché è vietato? Io invece mi chiedo il motivo. Perché? Perché? Perché lo fai? Emilio, lascia perdere, Lisa. Ci parlo io.
Lo conosco. Lo so quello che vorresti dire, quello che tutti gli stranieri dicono, povero toro. Non è vero? Non capisco che c'è di bello. Si sventola solo un panno e si ammazza senza pietà un toro. Come al solito vuoi provocarmi, Ingeborg, ma un torero è molto più coraggioso di un qualsiasi uomo. Un uomo contro una bestia. Ed è un momento di pura verità, un momento di vera virilità. Sì, sì, ma quanta virilità? Qui in Spagna conta ancora qualcosa. Non bisogna mai generalizzare. Attenta, mia cara. Vieni con me. Tu adesso fai il matador e io faccio il toro. Adesso sollevi la muletta, la coperta. Ah, ecco, va bene. No, non così, va tenuta con più decisione, e cioè così. Dai, prova. No, ho detto con più decisione. Uè, uè, acca toro! No? Devi cercare di schivarmi. Attenta! Sarebbe stata già spacciata, Ingeborg. E il matador non deve mai perdere di vista il toro. Che cosa stai ma facendo? Ma d'altronde sei una donna, non si può pretendere niente. Ovviamente ormai ci sono anche las matadoras. Ma è come il calcio. È come il calcio femminile, in pratica. Cioè? E cioè che le donne possono giocare a calcio solo contro le donne. Possono giocare solo contro le donne? Sì, ma in compenso hanno veramente tante altre belle qualità. Emozioni, calore umano e anche i sentimenti. Infatti. Bene, allora proviamo un'altra volta e cerco di essere più umana possibile, ok? Dai, nonna! Perché non farti male! Pensa a te, non preoccuparti del torero! Oh, devi schivarmi, stai attenta, chiaro? Ma smetti, mi raccomando, Hector! Decisa! Hector? Sinceramente... Io non so se sopravvivrei qui. È allucinante. Da Berlino abiti anche tu al terzo piano. Sì, di che ti lamenti? Noi non siamo sempre a 37 gradi all'ombra. Mi daresti dell'acqua, grazie. Hai novità su Hector? Sì, varie contusioni e una costola rotta. Ah, mi dispiace. Come va con Alejandra? Fa la gentile come sempre, ma credo che sotto sotto vorrebbe strozzarmi e liberarsi di me anche adesso. E non è l'unica. Che succede? Che cosa ho fatto? Nonna! Parla! Da quando sei arrivata hai messo chiunque contro di te provocando. Questo non è vero, mi comporto bene. Tu la devi smettere, nonna. Quindi devo andare? Io non lo so quello che devi fare, ok? Ok, da quando sei arrivata va tutto quanto solo al contrario. Emilio ha scoperto che io e Pablo ci siamo visti. E allora? E allora? Quei due si odiano. Emilio si sente preso in giro e quindi adesso è arrabbiatissimo. E poi ti ci metti anche tu, ora con quella cavolo di corrida. Gli Alvarado adesso sono la mia famiglia, nonna. Sono una di loro e non li voglio perdere. Sì. Permesso. La porta era aperta e quindi sono... Perché sei qui, Pablo? Salve, Ingeborg, tutto ok? Che piacere. Io sto bene, sì, grazie. Lo vedo. Guarda, che bello. Sì. Prendo i bicchieri. Grazie. Ma, nonna, non prenderli. Ah, sì? Ok. Vi lascio subito da soli. No, non c'è bisogno di fare così. Che bella quando hai il viso imbronciato.
dimmi che vuoi. Tu... Io non dirò niente a Emilio sul processo, scordati. Lo accetto. Io non avrei neanche dovuto chiedertelo. È stato assurdo farlo. Per questo vorrei ricominciare da capo con te. Da un odiato cugino alla donna di un odiato cugino odiato dal cugino e senza secondi fini. Ok, senti, per farla breve. Mi piaci, Lisa. Mi piaci tanto e spero che si possa essere amici. Sì, io, ecco, non so che dire, Pablo, perché sei una persona con cui un rapporto è difficile da gestire. Ma quantomeno ammettere che sei contenta di vedermi. Che hai? Hai sorriso! Oh, quando sorridi sei ancora più bella di quando ti imbronci. Per favore, te ne potresti andare. No, tua nonna non mi dà fastidio. Tranquilla, te l'assicuro. Sei tu che mi dai fastidio, Pablo. Vai via! La futura parente straniera, adesso ti dico una cosa. Se tu avessi voluto veramente che io andassi, mi avresti già sbattuto la porta in faccia. È vero oppure sbaglio? Tanto lo so che ho ragione. Te ne vuoi andare, Pablo? Ho ragione. Certo che è carino, eh? Per te lo è? Sì. Mi piacerebbe fare un giretto insieme a te. Ti andrebbe? Perché Avril avrebbe dovuto rinunciare a quell'enorme eredità? E perché non ne vogliono parlare? Credo che per Pablo sarebbe sicuramente rilevante sapere che è successo. Che poi non solo Hector, ma anche Emilio dovrebbe esserle grato. Grazie a lei hanno ereditato l'intera banca. Sì. Non è che magari Pablo vuole riavere l'eredità della madre? Ma che dici? Non è questo il suo interesse. Credo sia felice di quello che ha. Comunque non è assolutamente normale rinunciare a tutti quei milioni, no? Che dice Emilio di questa cosa? Emilio... Ah, Emilio? Dicevi che vi raccontate tutto e non avete segreti tra voi? Allora non è vero. Ah, Petra Kelly. Era una verde, giusto? Sì, esatto. Lei era la verde. Petra Kelly è stata la donna grazie alla quale ho trovato la mia strada nella vita. Non ha un cami ver la Pau? La Pau è l'unico cami. Non c'è una strada verso la pace è l'unica strada. Una volta ho marciato accanto a lei a una manifestazione a Berlino, per assoluto puro caso. Aveva una grande personalità. E anche lei si era innamorata di uno spagnolo, come me con Carlos. Benvenuta nel club, Petra. Non sapevo che per gli spagnoli fosse così importante. Non per gli spagnoli, ma per i catalani. Perché lei credeva nel diritto all'autodeterminazione dei popoli. Amava la libertà e lottava per la pace. Nonna, perché mi hai portato qui? Lisa, alcune persone sanno esattamente che vogliono. E possono essere un'ispirazione. Per essere felici bisogna sempre trovare la propria strada. Io lo capisco che per te, Emilio, è stabilità e sicurezza. Ed è anche chiaro che tu ne subisca il fascino. Però solo questo non può essere la ragione per andare sino in fondo. Grazie. Prego. Sono contento di rivederti.
Posso intanto portarvi qualcosa da bere? Del momento no. Sì. Una bottiglia d'acqua, grazie. Subito. Sai, io ho creduto che fosse una convocazione e non altro. Mi dici perché Pablo è venuto da te? Chi te l'ha detto? Questo non ha importanza. Perché è venuto da te? Cioè, quindi adesso mi fai anche spiare? Ma che dici? Non essere infantile. Un mio amico l'ha visto mentre lui usciva da casa tua. Adesso potresti dare una risposta alla mia domanda? Grazie. Pablo è venuto a casa mia solo per scusarsi. Lui mi aveva chiesto di intercedere con te, ma si è pentito. Direi che ha fatto bene. E mi ha chiesto anche di poter essere amici. Certo. Di sicuro l'ha fatto disinteressatamente. Quanto è buono. Sì, esatto. Se gli dessi una chance, potreste diventare di nuovo amici come ai vecchi tempi. Che cosa ti ha raccontato? Niente. Intendo del processo. Niente, Emilio. Pablo non ha detto niente. Però ho cercato di sapere qualcosa. Lisa. Lisa, ti prego, ti chiedo scusa. Grazie. Sua madre, perché ha rinunciato a tutti quei milioni? Qual è il senso? Dimmelo, per favore. Tu lo sai, vero? Lisa. Sentimi bene. Tutta questa storia non mi interesserebbe se voi non ne aveste fatto una assurda tragedia. Adesso comincio anche a credere che voi, tu e i tuoi, nascondiate qualcosa. L'ha diseredata. Ok? Mio nonno ha diseredato sua figlia. C'è ancora da capire. Perché? Xavi, ovvero il padre di Pablo, voleva una libera Catalogna. E con i soldi degli Alvarado voleva organizzare una sorta di guerra agli spagnoli. Quindi, per impedirglielo, mio nonno ha deciso di diseredare Avril. Questo Pablo lo sa bene, non lo vuole accettare, però. E invece la causa? Parlo del processo tra te e Pablo. Io sono andato incontro a quella gente fino a quando ho potuto, ti è chiaro? Però Pablo gli aveva detto e promesso il mondo perché siamo parenti. Non posso trattarli diversamente dagli altri clienti o sottomettermi solo perché mio cugino vuole giocare a Robin Hood, l'eroe salvatore. Lisa, tu Pablo non lo conosci. È un ragazzo affascinante, sì. Ma soprattutto lui è davvero uno che non sa perdere. Lisa, Pablo è uno che usa le persone per raggiungere i suoi scopi. E non voglio che lo faccia anche con una donna come te. Ordiniamo qualche cosa adesso. Signori, avete scelto qualche cosa? Sì. No. Mi dia un attimo. Buongiorno, mio amor. Ciao, buongiorno. Credo sia la primissima volta che mi alzo addirittura prima di te. Sono sempre più tedesco. Sì, invece io sempre più spagnolo. Devo andare in banca. Amore, ti va di mangiare insieme a pranzo? Sì, certo. Thank you.
Che allegria averlo. Hector, che bello rivederti qui a casa. Ti chiedo ancora scusa, mi dispiace. Ma non è stata colpa tua, Ingeborg. Tu non ti devi assolutamente sentire in colpa, è chiaro, tesoro. Sono stato io a fare il giovinetto, ero spavaldo, purtroppo. Sì, sì, però è stata anche colpa del Calvados. Ah, sì, certo, anche lui ha una bella parte Hai di colpa. Hai assoluto bisogno di riposare, lo ha detto il dottore. Io... Dovresti metterti un po' a letto, credo. Hector, ora spero che lei non abbia dimenticato che oggi ci vedremo con padre Gomez. No, certo che no. Anzi, io non vedo l'ora di conoscerlo. Hector, vieni un attimo. Devo assolutamente farti vedere una cosa. Vieni con me. Ta-da! Hector, non vedi che ho diviso e riordinato tutto, ma veramente tutto? Vedo, vedo. Non ho neanche riposato, ma ne è valsa la pena. Ingeborg, hai fatto un lavoro meraviglioso. Io ti ringrazio e sono davvero senza parole. Mille, mille grazie. Però adesso devo stendermi un po'. Buon riposo. È sempre tanto gentile, mia cara Ingeborg. La ringrazio. Bene, adesso allora mancano solo i documenti nella cassaforte. Quindi o li sistema lei oppure ci penso io da sola. Molte grazie. Però no, non sarà necessario. Bene. Empezamos con 10.000 y luego no lo sé. Bien, adiós. No, nonna, non possiamo vederci prima, sto lavorando. Sì, ci vediamo in chiesa tra un'ora. Certo che vieni con Alejandra, con chi se no? Sì, sì, a dopo. Hola, Teresa. Buenos días, señor Alvarado. Sì, certo. Disturbo? A dopo, ok? Il capo non disturba mai. Non qua sul lavoro. Tu allora sei licenziata. Ok, allora. Sei riassunta. Vamos. Ok. Hai fame, vero? Sì. Alvarado, cosa vuoi? Pablo, sei impazzito! Sbrigati! Basta! Dai, alzati! Pablo, sei impazzito! Credi che io abbia paura di averla, verme vigliacco! Stai molto attento! Stop, basta! Che cosa è successo? Chiedilo a lui, chiedilo! Chiedilo al tuo grande uomo se per una volta hai coraggio di dirti tutto quanto! Per favore, Pablo, calmati, va bene? Deve guardarti negli occhi e dirti, ripeto, non ti azzardare ad andare oltre, ma scusa, capito? Ma siete impazziti tutti e due! Smettetela, va bene? Vattene! Subito, chiaro? Per te. Solo per te. È finita, Pablo. Non ci saranno più incontri. Niente più concessioni. Adesso hai chiuso. Io andrò avanti con il processo. E tu perderai, Pablo, Emilio, è chiaro? E Agnes, te vuoi anche andare? Ti distruggo! Emilio, Emilio! Adesso guardami. E calmati, ok? Vorrei sapere che cosa sta succedendo. Chi è Pedro? Lisa. Io voglio una risposta, Emilio. No, Lisa. Io voglio una risposta. Ti fidi di me? O credi a quel bugiardo, a tutte le menzogne di Pablo? Deciditi. Non sarebbe meglio chiamare un medico? No, tutto ok. Ma a quanto pare dovremo rimandare il nostro pranzo. Sì, certo, ormai è tardi.
vedere. Non è niente. Io vado, devo... mi devo riprendere. Che cosa conta? Più il tuo umore oppure il mio labbro? Ma l'umore, ovvio. Lisa, io ti amo. Vorrei accendere una candela, la prego, venga con me. Che vuole fare, Ingeborg? Con le fotocopie dei documenti contenuti nella nostra cassaforte, che cosa ci vuole fare? Era un catalano il proprietario della banca, gli è stata tolta. Lui e tutta la sua famiglia sono spariti nell'oblio. Poi è stata intestata al padre di Hector da Franco in persona, vero? Sono passati tanti anni. A chi può interessare ormai? Alla stampa? Ho bruciato gli originali, quindi il caso è chiuso. Non so come potrà mai dimostrare che esistevano gli originali. Per la prima pagina bastano e avanzano. Non le conviene mettersi contro gli Alvarado, mia cara signora Hellman? Ho lottato contro governi, contro banche vere e multinazionali. Pensa veramente che mi facciano paura i proprietari di una piccola e misera banca che è privata? Se renderà pubblici quei documenti, io le assicuro che la rovinerò. E non scherzo. Sono curiosa di vedere come potrà. Che cosa vorrebbe fare? Congelare ogni mio conto all'estero e distruggere tutte le mie economie e fonti di guadagno? Le porto via sua nipote. Lisa ama Emilio e mio figlio ama Lisa. Che succederà, signora, se lei distruggerà la sua felicità? Lei crede davvero che Lisa le rivolgerebbe ancora la parola? Queste vecchie storie sul caudillo Franco non interessano a nessuno. Alla fine il risultato sarebbe negativo per lei. È un po' egoista, non crede? Lisa capirà la mia scelta. E se invece Lisa preferisse vivere ricca e libera e non credesse e non fosse attaccata a vecchie ideologie come sua nonna, se non volesse avere un'esistenza triste o insulsa anche lei e non credesse nelle sue scelte? Lì ci sono delle preghiere che ho trovato per lei, signora. Ovviamente le mie sono solo delle proposte. Bene, una mi piace tanto. L'ho letta anche al battesimo di Emilio. Mi sembra un'idea bellissima. Sarebbe davvero un gesto speciale, signor Alvarado. Sarebbe come se facesse battezzare la sua seconda figlia e le desse una famiglia. Una seconda famiglia, ovviamente. Certo, quello che dico lo dico in senso figurato. Non c'è nessun problema. Lisa più famiglia ha, meglio si sente ormai. Mia nonna sta scherzando. Io parlavo della famiglia di Cristo. Quella è la famiglia in cui sarà accolta. Sì. La Santa Chiesa Cattolica. Allora con questa sono tre. Sì, così sono ancora più contenta. Certo, famiglia è un concetto sacro e speciale. Però esistono anche famiglie di cui non si vorrebbe far parte, signori. Gli Hellman, per esempio, mia nipote Lisa, non li considera una vera famiglia. Nonna, non è vero, ma che cosa stai dicendo? No. Allora abbi un po' di coerenza. Signora, forse Lisa non si riferisce alla famiglia in quanto istituzione, ma ai valori che al giorno d'oggi in generale la famiglia dà come esempio. Ah, è così, i valori. Tu ti riconosci nei valori degli Alvarado, quindi aiutami a enunciarli. Bugie, truffe, affarismo. Nonna! Come si permette? Dimentico qualcosa? Arroganza ed egoismo? Signora Hellman, la smetta per favore e si calmi. E lei si risieda, signora Alvarado. Quali sono i valori della vostra famiglia, padre? La discriminazione delle donne a cui negate il diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo? Nonna, per favore. Oppure vegliare sulle persone che muoiono di fame usando il controllo, signora, delle nascite? Potresti smetterla, nonna. Tutti gli abusi sui bambini? Nonna, io l'avevo avvisata.
Se ne pentirà amaramente, lo giuro. In virtù di questo, allora gli Elman non sono messi poi così tanto male. Signore santissimo, signora Elman! Signore, sì, lei crede davvero che lassù ci sia qualcuno che muove le fila di noi che stiamo qua giù? Beh, io non ci credo. E tu dovresti ripensare bene a questa cosa, a chi e a che cosa credere. Lisa, aspettami, per favore. Nonna, per me te ne puoi anche andare. Lisa! Dimmi, che cosa è cambiato per te nelle ultime 24 ore? Leggi bene questi e allora forse capirai tutto quanto. No, nonna, non voglio leggere niente. E neanche capire, ti è chiaro? Questa non è la famiglia giusta per te, Lisa. Io amo Emilio. Come fai a saperlo? Come? Lo so e basta. Alcuni sentimenti si confondono con l'amore. E io sono sicura che tu hai solo perso la strada da seguire. No, questa è la mia strada. Credo che sia meglio se lei a questo punto va a prendere le sue cose e sparisce. Peccato, oggi non ci scontriamo. Voglio delle risposte, le voglio da te. Ho letto. Hola, Ingeborg. Aspetta. No. Gracias. Ingeborg. Mi dispiace tanto. Hector, tuo padre si è impadronito di una banca intera e tu te la sei tenuta. A te sembra normale dire solo che ti dispiace. Ma quella è la mia banca, io l'ho ereditata. Come fai a sapere se il catalano non l'aveva rubata anche lui? Magari aveva guadagnato i soldi con il traffico di schiavi o addirittura ammazzando qualcuno. Come fai a dare per scontato che lui fosse una persona per bene? Che cosa avrei dovuto fare? La cosa giusta? Avresti dovuto solo fare la cosa giusta, come ha fatto tua sorella. Andiamo. Da uno dei miei clienti. È un cliente, ma è anche un amico. Pedro Vaduz aveva pagato casa a 360.000 euro 10 anni fa prendendo un mutuo del 100% dalla banca Alvarado. Oggi casa sua vale molto meno della metà. Pedro era un pittore. Thank you.
Gli avevano promesso guadagni incredibili se un giorno avesse provato a rivendere casa sua. Insomma, abbastanza da poter vivere tranquillo una volta in pensione. Invece, 6 mesi dopo arrivò la crisi e il valore degli immobili si dimezzò. A quel punto, però, le rate del mutuo rimasero esattamente uguali. 4 anni fa ebbe il primo infarto e non poté più lavorare. Non lavorando, non poteva più pagare il mutuo. Si necessita salgo. Muchas gracias, seré fuerte. Hola. Hola. Al terzo infarto, ormai non poteva più neanche estinguere il mutuo vendendo. Nessuno avrebbe detto. E quando questa mattina l'ho saputo, ho perso la testa. No, ti prego. Ti saluto, Pablo. Che ci fa? Dove sei stata? Emilio, perché non aiuti quella gente? Che sforzo sarebbe per te aiutarli? Esistono dei contratti e bisogna rispettarli. Dove finiremmo se non rispettassimo le regole? Solo perché una persona muore. Ha avuto un infarto, Pedro, ok? Dove sta scritto che è stato per colpa dei debiti con la banca? Senti, Lisa. Lisa, a me dispiace tanto quanto a te e a Pablo. Ma che avrei dovuto fare con lui? Lisa, dimmelo, che cosa avrei dovuto fare? Io non so neanche più chi ho davanti. Ho la sensazione di venire da un mondo completamente diverso dal tuo. No, ma non è così. Noi due ci amiamo e ci sposeremo, Lisa. Avremo dei figli e invecchieremo insieme, perché è quello che voglio, amore, e lo voglio solo con te. Per me non è cambiato niente. Mi dispiace, Emilio. Ho bisogno di riflettere. Pensa bene a quello che fai. Se tu adesso decidessi di lasciarmi, mi perderesti per sempre.
Ciao Lisa, come va? Mi dichiaro disponibile a offrirti un altro gelato. L'offerta di oggi è 2 gelati al prezzo di 1. Non perdere questa occasione, ti va? Fammi sapere. Ciao ciao. Quanto è? Sono 3 euro. 2 euro. Grazie. A chi tiene? Alejandra, che è successo? Ho bisogno di parlare con te un istante. A casa tua e adesso. Sì. Allora? Come sai, noi abbiamo organizzato ben 2 battesimi. E le partecipazioni del matrimonio sono già state spedite. Allora, credo che converrebbe, quantomeno per far calmare la situazione più in fretta, che tu vada via da Barcellona. Prego? Volevi fare la traduttrice a Bruxelles, ricordo male? E noi lì abbiamo degli importantissimi contatti, Lisa. Questa è un'idea di Emilio? Sì, è quello che vorrebbe. Ti mando i numeri dei nostri contatti, ma potresti andartene la prossima settimana. Non vedete l'ora che io me ne vada? Ovviamente qui pagheremo l'affitto noi fino a quando non troveranno un altro inquilino. Tu potresti partire questa domenica. Non esiste. Perché no? Non posso e basta. Diciamo che ho già un impegno. Allora lunedì mattina molto presto. Come sta andando il processo fra Emilio e Pablo? È una cosa che vuoi sapere davvero? Sì. Siamo in attesa della sentenza per la prossima settimana, a nostro favore. Ah, Alejandra? Sì? La tua offerta mettitela dove vuoi. Sì! Dovete prepararvi all'idea che purtroppo perderemo. Molto probabilmente il giudice accetterà le motivazioni della Banca Alvarado, anziché obbligarli ad abbassare il tasso dei loro mutui, vista la svalutazione. Quindi è stato tutto inutile? Voi non avete perso niente, io non ho ottenuto niente, e quindi non vi farò pagare niente. E se il giudice ci desse ragione? Fino ad oggi purtroppo non è mai accaduto niente di tutto questo. Lisa! Mi scusi. Posso parlarti un attimo? Signore, mi scusereste 2 minuti? 2 minuti! Lisa, che ci fai qui? Perché ho provato a chiamarti un sacco di volte. Dai, leggi. Mi sei mancata tanto, lo sai, Lisa? Ti dirò tutto dopo che avrai letto questi documenti. Questi documenti sono tutti firmati da Franco in persona e provano che gli Alvarado non hanno comprato legalmente quella banca.
è stata espropriata a un catalano e intestata agli Alvarado come ringraziamento per l'assoluta fedeltà al dittatore generalissimo Franco. Signor Bascol, solo un momento, per favore. Emilio mi ha mentito. Tua madre non è stata diseredata, ma ha rinunciato lei all'eredità. Avril sapeva che la banca non era arrivata alla famiglia legalmente e non voleva avere niente a che fare con questa ingiustizia. Signor Alvarado, il telefono. Sì? Un attimo. Che hai detto che vuoi? La cosa è molto semplice, Hector. O ci concedi gli adeguamenti che abbiamo chiesto, o domani mattina tutta la Spagna saprà che gli Alvarado hanno avuto la banca da Francisco Franco. Non vedo come tu possa provarlo, Pablo. Riattacca subito, Hector. Non t'ho chiamato per trattare, zio Hector. Voglio che il tasso di interesse sia adeguato e quindi a zero. Tu sei mio nipote, Pablo. Sei della mia famiglia. Noi non ci facciamo ricattare da nessuno. Attacca quel telefono, ho detto. E comunque non posso farlo, Emilio. Non me lo permetterà mai. Certo che puoi farlo. La banca è ancora tua, zio. Riattacca subito quel telefono. Stai zitta! Allora fallo per Avril. Per tua sorella, ok? Avril. Sì. Beh. Che cosa ha detto? Abbiamo vinto. Eh? È mascherato! Adesso potresti dire perché negli ultimi giorni non hai mai voluto parlare con me? Io direi che è solo perché ero stanca della tua famiglia. E poi perché... mi prometti che però non lo dirai a nessuno e soprattutto non a mia nonna? Hermanos, sono felice che siate qui in chiesa per ringraziare nostro Signore e per celebrare il nuovo e sacro arrivo di una nuova sorella. Mas rapido, por favor! Invito ad avvicinarsi Lisa, che ha deciso di venire al cospetto di Dio davanti a noi testimoni per diventare membro della famiglia di Cristo. Invito tutti a partecipare emotivamente. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Lisa, saresti così gentile da avvicinarti per ricevere il sacramento del battesimo? Prego, vieni, Lisa. Lisa Hellman, io ti battezzo in nome del Padre e del Figlio. Ancora? Ma io non me ne sono mai andata. Ti presento il mio Carlos. Ci ho messo un po', ma alla fine l'ho ritrovato. E adesso dobbiamo recuperare. È una cosa di famiglia, quindi deve esserci anche lei. Continui pure, anche lei è della mia famiglia. Secondo te è diventata credente? Non lo so, ma io non sono riuscito a dissuaderla. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh!